Un saluto dal vostro M, siamo ancora qui su MTE e oggi finalmente farò una recensione cinematografica che aspettavate da molto tempo. Il film in questione di sicuro è stato avuto come spunto Inception e il film è Upside Down. Un film di sicuro in ambito fantascientifico con una storia d'amore che lega il tutto. Che cosa si può dire di questo film? Molto brevemente, che potete anche non guardarlo, no, è veramente inguardabile sotto molti punti di vista, ma andiamo con ordine. Prima di tutto, la spiegazione scientifica che sta alla base di questo mondo, in cui ci sarebbero appunto due pianeti, uno attaccato all'altro, con gravità uguale e opposta. In cui le persone di un mondo non possono andare a vivere in quell'altro e vengono enunciate queste tre leggi della no, scusate, della gravità, queste leggi finte, richiamo alle tre leggi della robotica di Asimov, sono pessime perché non spiegano assolutamente nulla e dal punto di vista scientifico, quindi è meglio lasciare da parte quella spiegazione che è stata data. In questo film viene anche presentato un animale mitologico a questo punto, che è un'ape che fa il miele rosa. Sì, mitologico per il semplice motivo che non viene mai vista, non si fa mai vedere nel film, cioè esiste, non esiste, dove lo prendono sto miele qua? Perché dicono: ah, c'è l'ape, c'è l'ape, dov'è? Fatela vedere una volta! Dal punto di vista invece della trama, questo film si basa su un archetipo vecchio come William Shakespeare. Infatti è praticamente Romeo e Giulietta in un'altra versione moderna in cui un uomo del mondo di sotto si innamora di una donna del mondo di sopra, però non possono vivere assieme, non possono vivere insieme e tutto quanto. C'è solo un piccolo problema, che questa versione shakespeariana probabilmente è stata scritta da qualche milione di scimmie messe davanti a una macchina da scrivere, però non le hanno lasciate lì abbastanza tempo per scrivere un romanzo come quelli di William Shakespeare e li hanno tolto prima ed è venuto fuori questo Upside Down che lascia totalmente a desiderare. Una storia scontata, banale, con dei personaggi stereotipati in una maniera incredibile che non riescono a bucare lo schermo. E le cui interpretazioni sono piatte, almeno dal mio modesto punto di vista. Kirsten Dunst poteva tranquillamente evitare di fare questo film, ma se l'hanno pagata, benissimo. Carina la fotografia, molto particolare, devo dire, ed è una delle poche cose che ho apprezzato di questo film. Per il resto lo metto in una di quelle categorie di film che sarebbe meglio evitare. E per fare un paragone, l'unico che mi viene in mente è un altro film di fantascienza americano, lascio da parte quelli italiani di cui parlerò presto. Il film in questione che mi ha fatto venire in mente è Skyline. Inguardabile, signore, anche quello, inguardabile. Ebbene, per oggi ho già finito con questa recensione, l'ho stroncato abbastanza in brevissimo tempo. Se avete voglia di farvi, non dico del male, ma nemmeno troppo bene a guardare un film, guardate Upside Down, altrimenti cercate qualche altro titolo. Noi ci rivediamo alla prossima, sempre qui su MTE. Io sono M, ricordatevi di mettere un mi piace e soprattutto lasciatemi un commento, magari dicendomi che a voi questo film è piaciuto tantissimo. Alla prossima. Ciao!